Questo oggetto libro che avete tra le mani è un omaggio che la Casa Totiana dedica a Gianni Toti a 10 anni dalla sua scomparsa. È un tributo al suo universo poetico che si è sviluppato nei decenni e articolato attraverso vari media. La mia immaginazione attendeva le tecnologie elettroniche, diceva spesso. Cosa avrebbe sperimentato oggi Gianni Toti? Alla domanda ha risposto la Casa Totiana, realizzando le cartaviglie in realtà aumentata con il contributo della startup innovativa Poetronic Art e della casa editrice Rubettino. 6 tavole libere e una app mobile scaricabile su dispositivi Android e iOS per esplodere gli indizi poetici entrando in universi espansi da esplorare attraverso animazioni, interviste, contributi grafici e video. Ed ecco come funzionano le cartaviglie. Ogni cartaviglia è di per sé un piccolo gioiello grafico e riproduce alcune poesie che potremmo definire visuali di Gianni Toti. Ma non è tutto. Basta inquadrare ogni singola carta utilizzando l'apposita applicazione per smartphone e l'intero universo di Toti si spalanca davanti ai nostri occhi. Le parole si animano. Il racconto di quest'uomo capace di anticipare il futuro prende forma. È un sogno, l'assoluto dell'uomo è il sogno. L'uomo non fa altro che immaginare, sognare, prospettare, progettare. Senza tutto questo, evidentemente, l'umanità non esisterebbe. Gianni Toti era un visionario, uno che gli occhiali per la realtà aumentata se li era disegnati addosso in tempi non sospetti e immaginava nuvole, profetici cloud che collegassero dati e contenuti. Gianni Toti viaggiava con una macchina fotografica truccata dove un campanello, posto tra l'otturatore e l'obiettivo, gli consentiva di cogliere di sorpresa quanto lo circondava. Portava al collo un borsello pieno di penne, matite, pennarelli, passeggiava per le capitali del mondo con la telecamera accesa a penzoloni perché voleva vedere la realtà da altri punti di vista. E non smetteva mai di commuoversi di fronte al cielo azzurro, agli alberi e ai versi di Majakovskij.